Onorevole Bernardini, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, mi rivolgo anche al Ministro della Giustizia Angelino Alfano. Vedete, nel titolo di questa legge che in tanti abbiamo ricordato in quest'Aula, c'è scritto che questo provvedimento viene fatto anche in attuazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Sapete tutti che questa legge rafforza quanto previsto nella ex Cirielli, che distingue la posizione di coloro che sono incensurati per quanto riguarda la prescrizione da coloro che invece hanno commesso in passato alcuni reati. Noi riteniamo, così come per la ex Cirielli, anche questo provvedimento ingiustificato, perché è chiaro che gli incensurati rimarranno tali fino a che sono previsti provvedimenti di questo tipo. Ma quello che rende veramente insopportabile questa norma, che è una norma ad personam e che non scalfisce minimamente il problema gravissimo della giustizia nel nostro paese, è che questo governo non ha l'autorevolezza di parlare in questo momento di giustizia attraverso questi provvedimenti quando tollera e ha tollerato dall'inizio di questa legislatura che nelle nostre carceri si attuino comportamenti che costringono il detenuto a subire una vera e propria forma o forme di tortura, quel reato che voi non volete introdurre nel nostro ordinamento e si capisce perché. E io cerco di spiegarvelo in questo intervento. Vedete, sono andata a visitare lo scorso fine settimana con una delegazione radicale il carcere Gazzi di Messina. So, signor Ministro, che c'è stato anche lei. Io non so se lei è andato a visitare due reparti, il primo che si chiama La Sosta e il secondo che si chiama incredibilmente Centro Clinico. Ebbene, nel reparto La Sosta si costringono esseri umani a vivere in uno spazio inferiore ai 2 metri quadrati. Sono costretti, questi esseri umani, ad arrampicarsi, perché i letti a castello sono a 4 piani, ad arrampicarsi come scimmie, perché non c'è nemmeno la scaletta per arrivare al quarto piano del letto a castello. In queste condizioni, quindi senza potersi letteralmente muovere e con il degrado di queste cosiddette gabbie, celle, non so come le volete chiamare, questi esseri umani sono costretti a vivere per 21 ore al giorno, perché le ore d'aria sono 1 ora e mezza la mattina e 1 ora e mezza il pomeriggio. Allora, cosa sono questi trattamenti disumani e degradanti? E in più la follia dell'amministrazione penitenziaria genera dei comportamenti nei confronti dei detenuti che sono assolutamente da pazzi. Pensate che un detenuto che si trovava presso il carcere di Catania è stato trasferito al carcere di Gazzi perché c'era un centro clinico. Questo detenuto deve fare ogni settimana una trasfusione di sangue perché è microcitemico.
Ebbene, lo sapete dove lo portano ogni settimana? Lui stava già a Catania. Lo portano ogni settimana da Gazzi, dove è stato portato, a Catania, con le scorte, con le macchine della polizia, della polizia penitenziaria, ammanettato, lo riportano a Catania per fare la trasfusione. Signor Ministro, lei non risponde mai alle interrogazioni parlamentari che noi presentiamo su questo argomento, ma vuole vedere, si rende conto che l'amministrazione penitenziaria è letteralmente impazzita? Lo vuole comprendere o no questo? Che cosa fate? È di domenica scorsa la notizia che i NAS hanno sequestrato 1.100.000 galline perché erano trattate male, si trovavano in spazi ristretti e le gabbie erano sporche, come quelle di Messina. Ma i NAS non ci vanno mai nelle carceri italiane? E se ci vanno, che cosa fanno? E i magistrati di sorveglianza, che cosa stanno a fare? Non vedono quello che succede a Messina, a Poggio Reale? Noi tolleriamo, noi stiamo tollerando e stiamo responsabili delle torture di questi esseri umani. E nessun passo avanti è stato fatto. Ecco perché io veramente mi appello a lei, Ministro della Giustizia. Lei è stato a Gazzi, ma ci è andato alla sosta? Ci è andato al centro clinico? Lo ha visto al centro clinico quel detenuto che è costretto a strisciare per terra perché non gli viene data una carrozzina? Lo ha visto, signor Ministro? Lo so, lei è distratto. Ma che ci è andato a fare a Gazzi, a fare questa visita così, senza andare sul luogo per vedere come sono trattati i detenuti? Quanto manca? Signor Ministro, c'è un detenuto costretto a strisciare a Gazzi per potersi arrampicare su un WC lurido, sporco, perché avete tagliato persino i fondi per pulire le celle, per i detersivi. E allora questo cittadino che non ha la carrozzella deve strisciare in una cella piccola fino ad arrampicarsi sul WC. E non è una vergogna? Che autorevolezza ha uno Stato che si comporta in questo modo con degli esseri umani? Senza la carrozzella, perché la giustificazione ce l'hanno data, perché la carrozzella non entra nella porta della cella del centro clinico. Ma allora perché lo avete mandato lì? Perché spostate i detenuti senza nessuna ragionevolezza dalle loro regioni? Li mandate dalla Campania alla Sicilia, da Brescia a Palermo. Perché fate questo? Un grido di allarme. Stiamo morendo. Mi è arrivato anche dal carcere della sua città, signor Ministro, da Agrigento. Io non ci sono ancora andata a visitarlo. Ci vogliamo andare insieme, signor Ministro? Certo, sistemeranno qualcosa prima della nostra visita, ma non possono sistemare l'indecenza e l'incuria che dura da anni e per la quale non viene fatto niente. Avete tagliato i fondi persino degli psicologi, il 30% quest'anno, e il 20% dei detenuti hanno problemi di tipo psichiatrico. Avete tagliato tutti i fondi per il lavoro in carcere. E allora vi dico che se un governo vuole essere autorevole nel momento in cui propone delle leggi sulla giustizia, deve innanzitutto rispettare i principi fondamentali, a partire dall'articolo 27 della nostra Costituzione, che è stato letto in quest'Aula. Grazie. Grazie a lei, onorevole Bernardini. È iscritta a parlare l'onorevole...
Onorevole Colombo, per che cosa? Ordine dei lavori, solo per far notare che durante l'intera appassionata perorazione dell'onorevole Bernardini, il ministro della giustizia ha fatto una lunga telefonata e molte conversazioni. Mi sembrava giusto farlo notare. Grazie.